Grazie allo strepitoso padrone di casa, Andrea, grazie a tutti gli organizzatori, grazie al Bookfest per avermi portato qua e grazie a voi per essere qua. Dicevo sì, c'è scritto Lectio Magistralis, ma io queste cose non le faccio, non preoccupatevi, non le so neanche più fare, ormai il mio ruolo accademico è una cosa che è andata in cavalleria, quindi normalmente in questi casi tendo ad essere più rilassato, no, è una chiacchierata, è una serie di considerazioni e un racconto alla fine del senso di questa cosa, perché forse mai come nel parlare di mare l'idea del racconto può essere più utile dell'idea di una pesante lectio magistralis. Dunque, grazie ancora. Tra parentesi, io non so quanti di voi conoscano il museo. Se non lo conoscete, vi manca un pezzo importante. Davvero vi manca un pezzo importante. L'ho appena visto, è strepitoso, bellissimo. Storie del mare, questo è inevitabilmente il titolo che vi tocca questa sera. Storie del mare è un po' un problema parlarne, bisogna scegliere da che punto di vista, soprattutto se hai un'ora e non alcuni giorni di chiacchierata e hai bisogno che il pubblico vada via felice, auspicabilmente. E quindi il taglio, l'idea, è provare a fare un gioco assieme sulle tante possibilità che il mare ha offerto alla storia dell'uomo in realtà di articolarsi, di cambiare, di trasformarsi. Però bisogna cominciare molto dall'inizio, inevitabilmente, perché se il protagonista è il mare e non noi, o almeno non subito noi, allora bisogna intendersi su questa cosa che di fatto è imponente, molto più di noi. E quindi una storia del mare potrebbe cominciare ragionevolmente con un serio in principio. In principio fu l'acqua, curiosamente. 4 miliardi di anni fa, quando la Terra era decisamente non proprio informe, ma era ancora un ammasso impressionante di magma con pochi affioramenti di roccia, quando la Luna era ancora impressionantemente vicina alla Terra perché si era staccata da poco, semplicemente, e quindi anch'essa era un ammasso spaventoso che incombeva sul cielo, probabilmente di colore arancione come il magma che la dominava era. Beh, in quel principio impressionante, la cosa secondo me molto strana, se ci pensate, è che l'acqua, il mare, era già lì, l'H2O di fatto. Naturalmente commisto a un sacco di sostanze mefitiche, spaventose, tutto era irrespirabile, tutto era sicuramente imbevibile, però l'acqua era lì. E non è irrilevante, se ci pensate. Anzi, la cosa ancora più impressionante è che non solo l'acqua era lì, ma c'era anche la vita. Questa è secondo me la parte davvero più impressionante, 4 miliardi di anni fa, possiamo anche oscillare un po' se volete, 4 miliardi o 3,5 come dicono altri studiosi, però all'interno di quella cosa vuota e mefitica di cui parlavamo prima, c'erano dei piccoli anelli di molecole che sono quelli che noi oggi conosciamo come alghe azzurre o cianobatteri, le basi della vita sostanzialmente, piccoli anelli di carbonio alla fine dei conti. Ecco. Parlare di mare è esattamente questo, cominciare obbligandoci a ragionare su una scala di tempi che non ci appartiene, perché noi 4 miliardi di anni non li riusciamo a capire, noi non sappiamo cosa siano, noi fatichiamo addirittura a capire anche le civiltà, cioè dobbiamo studiare degli anni per avere un'idea di che cosa possa essere il tempo dei romani. È un po' come la farfalla, no? Che dura un giorno e non potrebbe mai capire la durata della vita di un uomo. Beh, ecco, il nostro problema è fondamentalmente lo stesso quando abbiamo davanti una cosa che dura 4 miliardi di anni fa. Ecco, giusto come aiuto a tutti quanti, c'è un giochetto che in realtà avrete sentito un sacco di volte perché ormai è usato da anni nei documentari e in moltissimi libri di divulgazione. Fate conto che la storia di tutta quanta la Terra sia racchiudibile nello spazio di un calendario, nello spazio di un anno, di un nostro anno. Ecco, allora, se fosse così, quell'apparizione della vita starebbe più o meno a marzo. Poi non succede niente per un sacco di tempo, ma davvero per un sacco di tempo. Quando volete vedere un po' di vita fatta un po' meglio, ecco, non proprio delle pallette che invisibili, dovete arrivare più o meno attorno a settembre. Cioè, prima non è successo niente. E se volete vedere qualcosa che almeno vi ricordi, una roba che conoscete, che so, delle ossa, un pesce osseo, dovete arrivare a novembre. Prima
non c'è niente, ci sono i trilobiti, quelle cose lì che chiunque abbia avuto un attimo di passione nei confronti dei fossili vagamente ricorda, ma un pesce osseo novembre. Se volete i dinosauri, che bene o male fanno tanto antichità, no? Passato remoto, beh, se volete i dinosauri dovete arrivare a metà dicembre. Arrivano alla spicciolata, perché non è che arrivano tutti assieme i dinosauri, ci impiegano un sacco di milioni di anni ad arrivare. Diversi tipi di dinosauri, va da sé naturalmente. Ecco, metà dicembre. E se volete noi, con tutto quello che abbiamo fatto, cioè il tempo che ci abbiamo messo a scendere dagli alberi, a capire che forse non eravamo proprio scimmie, eccetera, eccetera, ecco, dovete arrivare alle ultime ore del 31 dicembre. Se poi volete le civiltà, dalle piramidi al Colosseo, ai barbari, a Napoleone che scende in Italia e tutto quello che ci potete mettere in mezzo, ecco, stanno negli ultimi secondi del 31 dicembre. Gli ultimi secondi. E nell'ultimo fotogramma, quasi invisibile perché passa velocissimo, noi con lo spumante in mano. Ecco, la scala con cui ci giochiamo questa storia del mare è esattamente questa. E perlomeno una cosa ci dovrebbe dire. Siamo proprio sicuri che sia stato fatto per noi il mare? Siamo proprio sicuri che quella cosa abbia bisogno di noi per esistere? Non è probabilmente più logico pensare che siamo noi ad avere platealmente bisogno di lui. Lui ce la farà, lo potremo rovinare, devastare, stuprare, ma lui sarà ancora lì. Che ci si sia anche noi, io qualche dubbio invece ce l'avrei su quella scala di tempo. Quindi, eccoci qua, noi, quelli che a un certo punto scendono dagli alberi, perché se dobbiamo fare storia, la storia è la scienza dell'uomo nel tempo, quindi non c'è niente da fare, dobbiamo metterci in mezzo in questa storia. E dunque, cominciare a scendere dagli alberi il più velocemente possibile, perché abbiamo pur sempre un'ora, e poco alla volta provare ad incontrarlo il mare. Quando è successo? Non lo sappiamo. Naturalmente, è chiaro, sarà successo qualche centinaia di migliaia di anni fa, sicuramente, certo, durante le prime avventure, non tanto dell'Homo sapiens, quelli primi a lasciare l'Africa, quelli che hanno dato il primo là alla moltiplicazione della nostra specie in giro. Neanderthal e via dicendo. E che cosa ci abbiamo fatto col mare? Anche questo non è facilissimo da dire. C'è stato negli anni a metà del Novecento un po' di antropologi che erano anni un po' lisergici, quindi si piaceva immaginare cose anche abbastanza surreali, e che cominciarono a pensare, ma seriamente, che l'uomo fosse, rispetto alle altre specie di mammiferi a lui simili, fosse naturalmente più propenso nei confronti del mare. Dicevano, e tanto per cominciare, noi siamo più glabri delle altre scimmie. Perché? Loro sostenevano forse perché quello strato di grasso che all'interno si è formato, beh, probabilmente ha a che fare con la necessità di mantenere la temperatura corporea. E poi aggiungevano, noi siamo una strana specie che nel momento in cui entra in acqua il suo corpo reagisce con una velocità impressionante. Il nostro battito cardiaco rallenta per prepararci all'immersione, dunque all'apnea, e tutto quanto il resto del corpo sembra come prepararsi davvero. E ad esempio dicevano, se voi prendete un cucciolo di scimpanzé, voi non fatelo mai, mi raccomando, e lo mettete in acqua, lui andrà a fondo. Se mettete un cucciolo d'uomo in acqua, lui invece si muoverà. Vorrà dire qualcosa? Ecco, adesso in realtà tutte queste teorie sono state messe un po' in disparte. Rimane però la convinzione netta che il rapporto col mare, antichissimo, in qualche modo ci abbia forgiato. Come? Forse attraverso una serie di tentativi che sono sepolti nel nostro passato e magari in qualche strana memoria genetica che ci portiamo dietro. Sicuro è che abbiamo mangiato dal mare tantissimo, perché è pieno di resti tra Neanderthal e Sapiens, cioè siamo tra i 60 e i 40 mila anni fa, pieno di resti di conchiglie, di molluschi, di pesci che noi mangiavamo. Se ci spostiamo un po' più in là nella scala del tempo, troviamo anche delle raffigurazioni in alcune grotte, dove vediamo degli omini stilizzati che cacciano con delle fiocine o con altri strumenti appuntiti in acqua, che è un ottimo modo peraltro per rimanere magri, perché se provi a cacciare così vedrete quanto pesce tirate su, devi essere molto bravo. Eppure la pulsione nei confronti di quel cibo nell'acqua, deve essere stata davvero forte e davvero antica. Qualcuno sostiene che a mangiare così forse il cervello ne abbia giovato, e probabilmente è vero, perché no? Potrebbe essere davvero una parte di questo gioco. Ma in realtà tutto rimane nello spazio delle ipotesi. Il mare
è stata, in quel momento, e lo sarebbe stato molto a lungo, una barriera difficilmente affrontabile, perché quando l'hai davanti, sì, puoi pescare, ma è molto più difficile affrontarlo, usarlo, muoverti. E come fu? Beh, abbastanza facile ipotizzare i punti di partenza. Sono due sostanzialmente, e cioè o prendi un tronco molto largo e lo scavi centralmente. Ci sono una serie di tecniche che vengono usate ancora oggi, probabilmente sono state le stesse anche ai tempi, usando la sabbia, ad esempio, per spaccarlo a metà, eccetera, e ne ricavi una protocanoa, oppure ne prendi di un po' più piccoli, magari li leghi assieme e fai una protozattera. Chi sia venuto prima è impossibile dirlo, probabilmente assieme, a seconda delle zone, dei periodi, eccetera, ma sicuro che lì c'è stato quel momento antichissimo, irrecuperabile, in cui davvero abbiamo cominciato ad affrontarlo il mare. Però era una cosa rischiosa, non vai al largo, il mare lo affronti stando vicino, rigorosamente vicino alla costa, perché il mare ti uccide con una grande facilità. E forse varrebbe la pena di pensare però che in quei tempi lontanissimi, 60.000, 40.000 anni fa, l'uomo cominciò però a muoversi in maniera abbastanza seria, perché non andava solo sulle coste. Cioè, la domanda facile che ci potremmo porre a questo punto è: come accidenti si fa ad andare in Australia? Perché l'Australia è un po' più lontana, no? Beh, la risposta curiosamente non è poi così incomprensibile. Si fa navigando di cabotaggio, alla fine dei conti, o affrontando il mare con molta prudenza, perché in quei tempi lontani l'ultima glaciazione stava facendo ancora sentire i suoi effetti in maniera potente, così potente da aver rinserrato nei ghiacci del nord e del sud una massa d'acqua di tali proporzioni da far sì che una grossa parte del mondo avesse un livello del mare inferiore di 150 metri probabilmente rispetto a quello che conosciamo oggi, forse anche di più, sostengono altri. Questo vuol dire che tu dal sud-est asiatico non è che te la facessi tutta a nuoto, perché non era così, però potevi camminarne un bel pezzo e avere sempre a vista perlomeno delle isole. Era un altro tipo di mondo. Poi ci si acclimata in Australia e a quel punto, poco alla volta, ti dimentichi e non noti che il mare sta risalendo, e quando ti giri e non ci sono più le isole, ormai è fatta. E badate che con questo sistema sono arrivati in un sacco di posti, in Inghilterra, in Sicilia e via dicendo. Tutte quelle parti di mare erano affrontabili con lo stesso sistema, anche lo stretto tra Calabria e Sicilia era affrontabile così, un po' d'acqua c'era, ma non era così tanta. E così eccoci finalmente ad affrontare il mare in maniera più seria, e a quel punto la storia diventa quella che conosciamo, quella che abbiamo letto, cioè la storia delle prime navigazioni e anche delle prime colonizzazioni. E quindi, se volessimo correre un po' più veloci nel tempo, a questo punto potremmo prendere il Mediterraneo come punto di riferimento per tanti motivi: perché è comodo, perché lo conosciamo, ma anche perché è un caso della geografia talmente singolare che vale la pena di tenerlo in considerazione, perché non ci sono tanti altri posti al mondo con uno spazio di mare relativamente chiuso, non del tutto chiuso, che hanno la fortuna geografica e storica di unire tre continenti: l'Europa a nord, l'Asia a est e l'Africa a sud, e cioè da fare da sorta di cinghia di trasmissione di una serie di cose imponenti sulla scala della storia: cultura, materiali, civiltà, lingue, metteteci tutto quello che volete e tutto quello che potete, e ha girato nel Mediterraneo tutto questo. Con il vantaggio che, essendo un mare relativamente chiuso, ti permette una circolazione pure abbastanza regolare, venti regolari, correnti regolari. Se guardate quello che trovate là dentro, ci sono delle mappe che illustrano la cosa in una maniera chiarissima, vedete come in realtà certi giri che facevano le navi erano obbligati, di fatto, obbligati dai venti, obbligati dalle correnti, stagionali o meno, e via dicendo. E in più non era neanche del tutto chiuso, perché la cosa strepitosa di questa storia mediterranea è che non è mai stato un sistema del tutto chiuso. E cioè, quando cominciamo a vedere i Fenici che dall'est cominciano a spostarsi verso ovest, non li vediamo fermarsi quando finisce l'Africa del Nord. No, questi vanno dritti,
perché c'erano le colonne d'Ercole. Incidentalmente quel ricordo è proprio fenicio, perché si avevano fatto una statua dedicata al loro dio Melkart, che poi i romani avrebbero riconosciuto come Ercole e via dicendo, ed erano andati semplicemente oltre, navigando ancora di cabotaggio e via dicendo, e cominciando a popolare di loro mercati le coste del Marocco, le coste atlantiche del Marocco, e poi via su le coste francesi, attualmente francesi, e probabilmente spingendosi ancora più a nord. Anzi, sicuramente, visto che i greci, che gli andavano dietro come cagnolini perché gli copiavano tutto quello che facevano i fenici, cominciarono a insidiare i vari luoghi commerciali e spazi commerciali dei fenici, ma ci hanno lasciato la memoria di questo loro muoversi. C'è una storia che ci è sopravvissuta e che parla appunto di un viaggio condotto sino all'estremo nord, ai luoghi dove cioè il sole si ferma sull'orizzonte, e dove il viaggiatore ha lasciato anche la memoria di un luogo oltre il quale non erano arrivati, Thule. L'estrema Thule è ancora nell'immaginario nostro il punto oltre il quale gli orizzonti finiscono, no? Però di fatto in realtà era il punto dei greci, che non è irrilevante se lo pensate. Il resto della storia funziona esattamente così per tantissimo tempo. E cioè funziona esattamente come quella, ho usato questa metafora un po' meccanica se volete, però come cinghia di trasmissione, ecco. Funzionerà così ancora meglio, in maniera più strutturata, per i romani, e cioè un luogo che univa spazi. Anzi, ormai era diventato un mestiere ed era diventato una sorta di ragione sociale. Quando arrivate ai romani, diciamo di prima età imperiale, beh, abbiamo informazioni di quelle serie su cosa accadeva. E quello che accadeva era che se volevi dei materiali degni di questo nome, se volevi delle cose legate al lusso, che è questo che muove il commercio, badate bene, le altre sono tutte sciocchezze, perché quando sei povero ti fai tutto in casa, è col lusso che si muovono le navi e si muovono le ragioni di chi vuole guadagnare, beh, dovevi spingerti molto lontano. Volevi il pepe? Ai romani piaceva un sacco il pepe, perché ci condivano praticamente tutto. Beh, il pepe però, se ci vuoi condire le cose, devi andartelo a comprare in India, perché là lo fanno il pepe. Volevi i tessuti, quelli raffinati, la seta ad esempio? Beh, in realtà la facevano un po' più lontano, però già che in India potevi sfruttare i mercati che stavano là e la compravi direttamente da lì. Volevi le perle? Uguale, perché comunque venivano pescate a Ceylon oppure negli spazi un po' più vicini, che sono nel Golfo Arabico. E dunque, descritto da Plinio il Vecchio, non proprio l'ultimo arrivato, e descritto anche da altri, cominciava un viaggio dove i romani, con un dettaglio spaventoso, sapevano che cosa dovevano andare a fare là. Cioè sapevano anche quanto dovevano oliare la macchina dei vari amministratori locali, quanto dovevano pagare sotto banco per riuscire a far sì che le merci andassero più veloci, via dicendo. Insomma, e poi sapevano quello che contava, cioè quando arrivavano i monsoni che facevano la differenza, potevi cominciare il viaggio di ritorno. Il viaggio di ritorno costeggiava tutta quanta l'Asia meridionale, passava magari anche da posti utili, tipo ad esempio circumnavigando la penisola arabica passavi a fermarti un attimo e comperavi l'incenso, che lo facevano lì. L'incenso è sempre piaciuto un sacco a ogni tipo di credente, politeisti, buddisti, cristiani, dopo eccetera eccetera, e una volta finito tutto questo arrivavi, risalivi il Mar Rosso, al Mar Rosso sbarcavi le merci, le caricavi su carovana, attraversavi un po' di deserto, finivi sul Nilo, le scaricavi di nuovo, le imbarcavi su delle chiatte fatte apposta, che portavano le merci sino al delta, e da lì venivano irraggiate su tutto il resto del mondo, il mondo mediterraneo naturalmente, arrivavano anche all'Atlantico. E badate bene che in tempi molto lontani da Amazon tutto questo in realtà con un anno e mezzo a volte te lo risolvevi, se avevi tutto a favore, i venti a favore e un po' di fortuna di mare eccetera eccetera. Un anno forse era un po' eccessivo, però siamo quasi lì. Cioè era un sistema non solo oliato ma che funzionava benissimo, talmente bene che quando i musulmani, qualche secolo dopo, si impadroniranno dello spazio romano, e chiunque abbia un po' di memoria scolastica obbligato nell'interrogazione a ricordare dove si sono espansi i musulmani, dal Marocco sino all'India, cioè nello stesso spazio commerciale dei romani, talmente vero che hanno lasciato pure le monete che gli funzionavano bene. Il denarius, con lo stesso peso in oro, sarebbe diventato il dinar, e la dracma, con lo stesso peso in argento, sarebbe diventato il dirham. Che, insomma, bene o male, qualcosa orecchia, no?
Ecco, questo tipo di meccanismo funzionerà benissimo per moltissimi secoli. E questo meccanismo funziona bene se navighi di cabotaggio, cioè se non hai gli strumenti necessari per affrontare davvero il mare. Con quelle navi, che ogni tanto naufragano e fortunatamente qualcosa si riesce a recuperare, e con quelle navi potevi fare quello sostanzialmente, usare le isole magari come ponte per poter avventurarti in spazi più complessi, più difficili, cioè, però fondamentalmente era una navigazione di cabotaggio, valeva per l'Oceano Indiano, valeva per il Mediterraneo e valeva per l'Oceano Atlantico. Il salto di qualità avviene molto dopo. Avviene verso la fine del Medioevo, attorno al 300 sostanzialmente, nel momento in cui si comincia, per ragioni storiche che vi tralascio, ad aggredire di nuovo l'Atlantico. È una fase di espansione molto forte che ha a che vedere anche con i grandi vantaggi e le grandi nuove tecnologie che si cominciano a sviluppare nel nord Europa, dove in realtà per ovvie ragioni sociali e pratiche questi devono affrontarsi ogni giorno le temperie dell'Atlantico, che sono ben differenti dal punto di vista della forza e della violenza rispetto al Mediterraneo. E così ecco apparire un doppio fasciame a rendere più solide le navi e impedire che le gigantesche onde atlantiche possano squarciare lo scafo, ecco apparire una velatura molto più complessa, perché fino a quel momento di fatto in realtà le navi erano fondamentalmente di due tipi, cioè nave lunga con remi e vela centrale rettangolare, serve per la guerra ma serve anche per altre cose, e nave tonda, un po' più panciuta, stessa vela centrale quadrata, eccetera, che serviva per il commercio. Con quelle navi lì non riesci a manovrare sostanzialmente, poi tendi a manovrare con i remi e quindi non puoi affrontare un granché. Mentre invece quando cominci a mettere su una nave almeno un'alberatura che corrisponde a un albero di prua, uno di mezzana e uno di poppa, già la cosa diventa molto più articolata, soprattutto sull'alberatura di prua puoi armare una serie di vele che improvvisamente ti permettono di stringere il vento, cioè di fare quella cosa che vuol dire, tra virgolette enormi, curvare, navigare di bolina, per essere un po' più precisi. E questo, a patto di avere un remo centrale, che è la grande altra innovazione, ti permette un sacco di cose, anche di affrontare l'Atlantico. Però non basta, naturalmente, ci vuole qualcosa di più per poter fare il salto, il vero salto, e quel qualcosa di più a forza di affrontare l'Atlantico lo trovano soprattutto attorno alle Isole Canarie. Quando le Isole Canarie le avevano scoperte, riscoperte, dimenticate, riscoperte ancora, le avevano scoperte probabilmente i Fenici, le avevano lasciate i Fenici, le avevano scoperte poi i Romani, poi a un certo punto com'è come non è, i Romani se ne erano dimenticati, insomma alla fine le riscoprono per l'ennesima volta gli europei in varia forma, spagnoli, portoghesi, ci passano un po' tutti, francesi, genovesi, ognuno ne rivendica un pezzo. Ma quello che conta per la nostra storia è che se cominci a navigarle attorno e soprattutto un po' verso sud, scopri che incroci dei venti regolari, di natura completamente diversa, regolarissimi, che spingono le navi con una grande precisione verso, rigorosamente, verso sud-ovest. Sono gli Alisei. La vera novità, il vero cambio di passo sono proprio gli Alisei. Sono quelli che Colombo intuisce poter essere la differenza, che lui unisce in maniera molto intelligente al fatto che da buon navigatore del nord Europa, quando era ragazzo, si sapesse molto bene che a navigare verso nord si congiungevano delle terre di cui si sapeva relativamente poco, ma i cui nomi erano rimasti assolutamente vivi dai tempi dei vichinghi, che avevano popolato quella che veniva chiamata da loro Vinland, l'avevano popolata per uno spazio di secoli fino al XII-XIII secolo e poi se n'erano andati, perché per tanti motivi gli serviva niente, evidentemente, non c'era un utile, ecco, però c'era una terra. Unendo tutti questi punti, Colombo si convince della fattibilità della cosa, unendoci anche a un errore macroscopico di calcolo della circonferenza della Terra. Sì, perché, cioè vabbè, questo lo do per scontato, tutti a quel tempo, perché a quel tempo era meglio, sapevano che la Terra era rotonda, ecco, sia chiaro, ed era semplicemente un calcolo che era stato fatto dai greci in svariate forme e prendendoci pure incidentalmente, cioè il diametro della Terra era stato calcolato bene da Eratostene. Era Colombo che aveva sbagliato, calcolando probabilmente sulla scorta in parte del miglio arabo che è più o meno la metà e in parte ragionando male forse con alcuni umanisti. Sia come sia, però, il risultato finale è che lui ci si convince della fattibilità e
tutte queste robe molto romantiche, molto ottocentesche, degli inquisitori che dicono a Colombo no, non puoi andare perché dopo si casca di sotto. Cioè, gli inquisitori in realtà ce l'hanno preso, cioè, gli dicevano semplicemente una cosa molto ragionevole, guarda, li abbiamo letti noi classici, la Terra è molto più grande di così. Se tu vai dritto verso ovest, alla fine con quello che puoi stivare in una normale caravella, muori semplicemente. Cioè avevano ragione loro in teoria. In pratica ogni tanto un po' di fortuna nella vita ci vuole anche, ecco. Il risultato è che in realtà quel salto di qualità avviene. Le caravelle sono un ottimo modello di quella nave che vi stavo dicendo adesso, quella con i tre alberi, eccetera. Caravelle, caracche, sono nau in portoghese. Sfido chiunque a riconoscere la differenza in porto, anche perché non la si riconosceva neanche allora. Erano molto simili, a seconda dei luoghi cambiavano i nomi. Diciamo che tendenzialmente la caracca è un po' più grande e le caravelle sono un po' più piccole, ma è un tendenzialmente. In ogni caso, di tutto questo, quello che serve a noi non è tanto la scoperta dell'America, perché all'inizio il vero salto non è la scoperta dell'America. Il vero salto è avere scoperto questa spaventosa autostrada. È quello che fa la differenza, perché improvvisamente nello spazio di pochissimi anni, badate, ci si rende conto che con quell'autostrada, tra virgolette, con quegli alisei e con gli altri venti contrari e con le correnti che incroci a questo punto, tu puoi andare ovunque, puoi affrontare il mare aperto. E nello spazio di pochissimi anni ecco che accade tutto. Quello che conta davvero, ribadisco, all'inizio non è l'America, di cui si capisce poco e niente, è il fatto che si possa circumnavigare l'Africa. E quindi ecco Vasco de Gama, ecco Magellano dopo, che addirittura riuscirà sulla scorta di venti così regolari a farsi un viaggio che ricongiungerà l'intero mondo e via dicendo. Da quel momento in poi è improvvisamente possibile possedere il mare. Il vero salto di qualità è proprio quello. Da quel momento non è più una cosa che tu usi con timore. Da quel momento è possesso. E lo si vede per come agiscono anche i vari attori di quel periodo, portoghesi prima, soprattutto. Gli spagnoli fanno un po' come erano in passato, hanno detto vabbè, ok, noi conquistiamo, era un modo molto medievale, noi ci conquistiamo la terra, ce la prendiamo, anzi facciamo un viceregno e metà della zona centrale dell'America diventerà di fatto una sorta diventerà un viceregno. I portoghesi agiscono in una maniera che potremmo dire molto più moderna, e cioè non è tanto quello che conta, sono gli hub commerciali che contano, sono gli spazi che io prendo usandoli per poter commerciare. Naturalmente non è che i portoghesi fossero più buoni, no, sono violenti tanto quanto gli spagnoli, forse anche di più, ma la logica con cui si muovono è immensamente più moderna, tanto è vero che è la logica che vincerà, cioè di lì a poco verranno insidiati da altri competitor a loro molto simili, gli olandesi. Fare a gara tra chi è più violento, tra un portoghese del 500 e un olandese del 600, è veramente difficile. Però quello che succede è esattamente quello, si possiede il mondo. Ecco, e lo si possiede attraverso il mare. Di tutte le cose che potrei raccontarvi, questa forse è la più importante, perché riguarda l'oggi, badate bene. Perché la domanda ragionevole potrebbe essere fatta di due parti. Perché è così importante possedere il mare? E la seconda è, che cosa vuol dire possedere il mare? La prima è facile da rispondervi, ma anche la seconda, per la verità. La prima, cioè, provate a immaginare, voi avete, che so, 80 tonnellate di materiale, che è una bella cifra, che dovete spostare dalla Cina sino al Mediterraneo. Però dovete farlo via terra. Quanti cammelli vi servono? Ve l'assicuro, una marea, cioè cominciate da qua, finite a Firenze con i cammelli, un po' meno, però insomma è una bella fila di cammelli, quella che vi costa, che vi costa. E i tempi? I tempi di percorrenza quanto sono? Beh, quelli che ci aveva impiegato Marco Polo, in realtà Marco Polo si era fermato un sacco di tempo a un certo punto, ma è irrilevante, ci impiegate anni per forza, perché le soste sono complesse e poi dovete avere la fortuna di incontrare banditi, guerre in mezzo, perché passa tutto, un anno, due di viaggio. Bene, e in nave quante ve ne vogliono? 3-4 navi avete già risolto il problema. E quanto ci impiegate? Una boiata, fondamentalmente, 3 mesi. Al massimo, Guardate che non è ancora cambiata tanto. Se voi prendete delle merci dalla Cina e le volete portare in Francia, adesso il viaggio, la durata media del viaggio sono 48 giorni. Quindi più o meno, cioè alla fine dei conti, è impressionante quanto sia cambiato poco, anche in epoca di container. E per questo che avete bisogno del mare. Perché se un impero vuole diventare davvero un impero ricchissimo e potentissimo,
ha bisogno di quelle merci, del lusso, delle spezie, delle sete, delle pietre preziose, arriva tutto da là, si muove tutto su quella scala e dunque è quella scala che va tenuta in considerazione. Se non hai i porti, non conti niente. Badate, è vero anche oggi, eh? Tra parentesi. E il secondo punto, come lo domini il mare a questo punto? Hai le navi, hai delle navi consistenti, potenti, certo, naturalmente, ma non basta, perché il mare è troppo grande, non lo puoi dominare davvero. Ma in fondo, se ci pensate, è abbastanza logico qual è il gioco. Il problema è che voi dovete arrivare dal punto A al punto B e dovete arrivarci col minor tempo possibile e con la maggior sicurezza possibile. Quindi non potete fare dei giri larghi, sarebbe antieconomico e molto più pericoloso, perché le navi rischierebbero e via dicendo. E quindi vuol dire che voi dovete passare gioco forza da una serie di quelli che si chiamano oggi colli di bottiglia, gli stretti, cioè i passaggi più veloci. Ad esempio, voi volete passare dal Pacifico all'Oceano Indiano? Dovete passare per forza dallo stretto di Malacca, 800 chilometri di buco, grosso naturalmente, che fa la differenza, perché gli altri giri sono immensamente più lunghi. Dunque, chi tiene con le armi, va da sé, lo stretto di Malacca, vince. Lo stesso gioco vale per tutto. Vale per lo stretto di Gibilterra, vale per quelli che poi verranno costruiti come nuovi colli di bottiglia nell'Ottocento, e cioè il canale di Suez, il canale di Panama. Se tieni i colli di bottiglia, sei quello che domina il mare, tutto qua. Ed è quello che faranno prima i portoghesi, ma con ancora una bassa consapevolezza. Gli olandesi, avendo già capito tutto, invece. E poi i francesi provandoci, ma i veri vincitori di questa gara saranno gli inglesi. Quando alla fine del Settecento gli inglesi sono sul mare, il mare è fisicamente loro. Se c'è un navigatore che di tutta questa storia davvero sembra riassumerne le caratteristiche, è James Cook. James Cook è il punto di arrivo, di fatto, se la vogliamo vedere da questo punto di vista, di questa dominazione del mare. Nei suoi tre viaggi quello che fa è mappare. E guardate che mappare vuol dire dominare, perché vuol dire che dopo sai che cosa c'è e dove ti devi muovere e in che modo ti puoi muovere. E lui mappa l'ultima parte, la loro ultima tule, cioè il Pacifico. Prima l'Australia e la Nuova Zelanda e poi nel secondo viaggio la vera scommessa, e cioè arrivare sino al punto a sud dove tutti quanti gli studiosi da Aristotele in poi ritengono esserci la Terra Australe, che era una teoria tutto sommato balzana, ma che si sarebbe dimostrata vera. La parte balzana era quella aristotelica, cioè pensare che ci dovesse essere per compensare le terre emerse al nord, dice per forza di cose ci deve essere della roba a sud, per equilibrare, non vuol dire niente, ovvio, però quel punto di partenza portò a una serie di considerazioni molto più raffinate, se volete, e quel punto di partenza porta James Cook a fare un lavoro spaventoso e dotato degli strumenti giusti. La latitudine la si calcolava da secoli, questo va da sé, ma adesso si poteva calcolare la longitudine. La latitudine la calcoli col sole, con le stelle, una serie di altre cose. La longitudine, per capire cioè in che spicchio verticale sei, hai bisogno di sapere che ora è e di saperlo in maniera precisa. Quindi, fino a che non c'è stato un cronografo sufficientemente preciso e sufficientemente piccolo da essere portato in barca, questo non era stato possibile. James Cook è il primo che può godere di questo salto di qualità tecnologico e dunque con questo salto di qualità tecnologico si mette in maniera precisissima a mappare tutto. È veramente un uomo più che moderno, contemporaneo. E lo mappa, lo vedete, si trovano anche su internet, qualsiasi mappa del viaggio di James Cook, lo vedete quanto è impressionante. È un continuo diagramma nord-sud, nord-sud, nord-sud. Si spinge a sud fino a che non gli si gelano le vele, letteralmente, e ritorna a nord per poterle sgelare. Poi rigetta la sua nave verso sud e ricomincia il gioco, fino a che si accorge, e lo dice alla fine, che forse c'è, ma quella massa di ghiaccio tale rende la sua ricerca di quel continente australe del tutto irrilevante. E quello che dice alla fine è interessante, adesso ve lo potrei anche leggere, ma facciamo prima a raccontarvelo a memoria. Io ho mappato tutto, dice sostanzialmente, non ci rimane più niente. Quello che ci rimane è una cosa che lascio volentieri l'onore ad altri di affrontare, perché in fondo non ci serve. Per il resto il mondo è finito.
Che è abbastanza impressionante da pensare, anche perché ha delle conseguenze, badate, ha delle conseguenze di carattere, se volete, geopolitico, ma anche delle conseguenze di carattere culturale non irrilevante, perché quando hai finito di mappare il mondo, alla fine una grossa parte di quello che ha sempre fatto il mare ha perso un po' di forza. Il mare ha creato sogni anche, ha creato paure, ha creato immaginario, ha creato cultura inevitabilmente. Cioè, quando hai mappato tutto, di spazio per le sirene, per i leviatani, ce n'è sempre meno alla fine dei conti. Sì, saranno, ma saranno un po' più in là, ma quando quel po' più in là non c'è più, dove vai a cercarlo? E probabilmente, forse in quel momento abbiamo cominciato a perdere qualcosa, ma questo sarebbe parte di un'altra storia. Quello che ci riguarda per arrivare alla fine in realtà è l'accelerazione. Da quel momento in poi tutto l'Ottocento è segnato davvero dall'accelerazione, e l'accelerazione data dalle nuove tecnologie, dalle navi a vapore che cominciano a segnare la storia della metà Ottocento e dal fatto che queste navi a vapore siano sempre, per ragioni tecnologiche e di materiali, sempre più grandi. I grandi bastimenti che cominciano a solcare gli oceani, soprattutto l'Atlantico, sono quelli che segnano anche culturalmente la nostra storia, anche socialmente la nostra storia, perché le emigrazioni impressionanti della fine dell'Ottocento, che portano una parte importante del Mediterraneo e dell'Europa verso le Americhe, tutte dall'Argentina sino al Canada, sono segnate e dettate soprattutto da questa nuova tecnologia, che è una tecnologia che ha molto a che vedere con la velocità di fatto. Si comincia ad accelerare tutto, il mare non è solo più posseduto, ma diventa anche una ragione economica nuova, la possibilità di spostare enormi masse di persone o piccole ma ricchissime masse di persone da uno spazio all'altro. Cominciano a nascere le fortune delle nuove compagnie di navigazione che promettono velocità su velocità, perché si può fare in 8 giorni arrivare da Londra o perlomeno dai porti inglesi e irlandesi sino ai porti degli Stati Uniti o del Canada. Bene, noi lo facciamo in 7, si può fare in 7, guardi, noi vi promettiamo 6 giorni e mezzo, ed è su quell'accelerazione che in fondo si chiude, almeno idealmente, la parabola nel 1912, quando il Titanic affonda. Cioè, c'è un momento che segna davvero la fine di una parabola e l'inizio di un'altra, se volete, senza essere troppo romantici, beh, è proprio quello. Il Titanic affonda per tecnologia, per eccesso di tecnologia e per bisogno di velocità. L'eccesso di tecnologia era quella che dava la sicurezza, era una nave inaffondabile, dotata anche tra l'altro di tecnologie di comunicazione assolutamente innovative. C'erano a bordo la possibilità di mandare e ricevere quelli che al tempo si chiamavano ancora i Marconi Gramma, ovviamente da Marconi, lo scopritore, e quei Marconi Gramma avvertiranno numerose volte durante il viaggio che ci sono degli iceberg al largo di Terranova, ma per quelle ragioni di velocità quei messaggi non verranno semplicemente portati alla cabina di comando, e quindi nel pomeriggio continuano a reiterarsi questi messaggi, alla sera pure, ma ormai quando è troppo tardi, cioè quando verso la mezzanotte l'iceberg si para davanti, nel sistema più facile, più antico, cioè lo vedono, ovviamente ormai è troppo tardi. Non chiude niente questa storia, perché di fatto in realtà la velocità segnerà anche il resto, ma in fondo una morale la si coglie, no? Il resto è la storia recente, quella segnata da 2 guerre mondiali che definiscono e ridefiniscono una mappa che però è antica. La domanda rimane sempre: chi possiede alla fine il mondo? E il risultato finale, con nuove tecnologie, con tecnologie anche subacquee sempre più impressionanti, è la grande storia e terribile storia dei sottomarini e dei sommergibili, bisognerebbe distinguere, ma adesso qui non lo farò, ed è la storia di un possesso del mare che dopo la Seconda Guerra Mondiale ha bisogno del cielo per essere vero. Prima tramite gli aerei, poi diventerà dopo la seconda metà del Novecento tramite soprattutto i satelliti. E ad uscire vincitore da questa gara un po' terribile sono, ma lo sapete benissimo, gli Stati Uniti, che per moltissimi decenni rimarranno gli ufficiali detentori del mare. Avete presente, no, la divisione in quarta flotta, sesta flotta? Ecco, sono i quadranti in cui loro si sono divisi autocraticamente il mare, in realtà, sino ad oggi, quasi sino ad oggi. Un decennio fa, facendo delle manovre nel Pacifico, radunandosi verso il punto convenuto, una serie di navi americane, a un certo punto
nel mezzo di questo loro radunarsi è spuntato la testa di un sottomarino cinese. E loro hanno aperto, hanno guardato, scusate, non pensavamo che foste qua, in realtà lo sapevano benissimo dove erano. E fu la prima spia che le cose non sarebbero rimaste, come capita sempre nella storia del mare, non sarebbero più rimaste le stesse. E adesso l'incrinatura sta cominciando a prendere delle dimensioni considerevoli che sono parte della nostra storia recente, dove il problema è sempre chi detiene il maggior potere, lo detiene nella misura in cui controlla il mare. Perché alla fine dei conti, badate, siamo ancora esattamente lì, perché quella cosa è ancora la cosa economicamente più vantaggiosa che abbiamo. Quello che ordinate su Amazon, che è un niente rispetto a quello che passa adesso in termini di energia, di gas, eccetera, quello che passerà nei prossimi mesi, tra l'altro, beh, se vi si blocca il canale di Suez, vi ricordate durante il lockdown, accadde, una nave si mise di traverso e improvvisamente ti ritrovi senza tutto. O perlomeno senza una quota importante di quello che è stato ordinato. Ecco, tutto qua, basta pochissimo per incrinare un sistema che di fatto non solo è perfetto, ma produce una massa spaventosa di ricchezza. Il finale di questa storia, però, se deve riguardare il presente come voglio che riguardi il presente, in realtà mi permetto di spostarlo su un'altra considerazione, perché il possesso purtroppo passa anche attraverso l'uso indiscriminato. Dell'oggetto posseduto. Noi uomini siamo particolarmente propensi a usare le cose in maniera indiscriminata, purtroppo. E il mare, avendo il coraggio eccessivo di considerarlo una cosa nostra, purtroppo rappresenta uno di quei casi limite che adesso ci riguarda molto da vicino. Possiamo scegliere da dove cominciare come finale, possiamo scegliere di cominciare dal surriscaldamento, no? Questa è una questione fondamentalmente dibattuta ancora, per carità, quanto è colpa nostra, quanto è colpa degli stravolgimenti climatici. Beh, insomma, mettiamola così, io faccio un altro mestiere, io faccio lo storico, mi limito a guardare i dati. Ci sono dei dati abbastanza chiari che dimostrano che dal periodo dell'industrializzazione la presenza del carbonio nell'atmosfera è aumentata in maniera esponenziale, fino a un certo punto. Poi adesso ha cominciato a far così da un po' di tempo, quindi è aumentata un bel po' di più. E boh, sarà anche una questione naturale, però diciamo che noi ci abbiamo messo una bella mano. In ogni caso, quello che è che il mare ne è parte di questo gioco, anzi, talmente tanto che di fatto sfugge talvolta, ma il mare, se ci pensate bene, si è sacrificato per noi. Il mare ha assorbito la quantità maggiore di aumento di calore che ha segnato questi anni. Se non l'avesse assorbita lui, se non ci fosse tutta quell'acqua, noi adesso probabilmente faticheremmo a stare qui a parlare, perché la temperatura media sarebbe infinitamente più alta. Questo non è irrilevante e naturalmente chi si sacrifica, beh, la paga. E lui l'ha pagata in tanti termini. Quello facile da capire è il fatto che il mare è un fluido e quindi, come tutti i fluidi, quando lo riscaldi si dilata, quindi aumenta di volume e aumenta anche un po' di altezza. Ma non è tanto quello. Riscaldando si è cominciato a sciogliere il ghiaccio dei poli. E questo è un bel problema, perché di fatto in realtà ormai questo scioglimento ha delle proporzioni talmente inerziali che se anche ci fermassimo domani, questo continuerà per generazioni, anche se la smettessimo di riscaldare, cosa impossibile. Quindi il risultato finale è quello di cercare di capire di quanto si alzerà. C'è un dibattito su questo, no? 60 centimetri tra un secolo, 80 centimetri. Guardate, qualsiasi cosa sia, però gli effetti sono quelli che stiamo vedendo, perché non è che si alza tutto d'un botto. Dici va sotto, no, si alza come succede normalmente in questi fenomeni, quando viene una mareggiata improvvisamente il mare diventa più pericoloso e comincia a rigettare acqua verso terra ed è quello che abbiamo visto ad Ancona, che si vede in tantissime parti del mondo ed è quello che succederà ed è quello che inevitabilmente continuerà ad accadere, punto. Perché ormai la situazione questa è. E se volessimo invece cambiare argomento e passare alla questione di un altro tipo di inquinamento, beh, purtroppo lì il mare è ancora più protagonista. Vi risparmio tutte le sostanze chimiche, gli idrocarburi, tutto quello che noi rigettiamo in mare, soprattutto, ma non solo, attraverso i fiumi, perché c'è anche la parte, ad esempio, estrattiva, che non è irrilevante, ma la parte
che riguarda anche semplicemente e solo le plastiche, che sono una parte importante, ma non tutto, quello che riguarda l'inquinamento, ma lo faccio per ragioni anche pratiche, dobbiamo finire questa storia e quindi parliamo della plastica e basta. Beh, la plastica più o meno corrisponde annualmente a circa 8 milioni di tonnellate. 8 milioni di tonnellate, hanno fatto una botta di conti, è come se un camion della spazzatura una volta al minuto rigettasse in mare il suo contenuto. Una volta al minuto per 365 giorni, che poi il mare è grande, ma lasciatelo respirare almeno, no? E se volessimo proprio far pace del tutto con la nostra coscienza, potremmo anche tenere conto del fatto che non irrilevante è anche lo sfruttamento. Non c'è solamente l'inquinamento, c'è anche la parte, la quota importante di sfruttamento. Noi lo sfruttiamo da tanto tempo il mare, da sempre, fondamentalmente. Per moltissimi secoli, millenni, l'abbiamo sfruttato mantenendo una sorta di equilibrio, se volete. Scarse le nostre forze, immense le forze del mare, e quindi, in fondo, quello che pescavamo, quello di cui ci approvvigionavamo, aveva una compensazione evidentemente a favore del mare. E poi gli equilibri hanno cominciato a cambiare, ma non oggi, badate, già nell'Ottocento, quando ad esempio i pescatori che pescavano il merluzzo al largo dei banchi di Terranova, a un certo punto si accorsero che in certe zone specifiche il merluzzo era sparito, perché le navi erano molto, come diremo oggi, performanti, perché c'erano tecnologie di bordo molto più raffinate e quindi se ne pescava immensamente di più, però in maniera indiscriminata, pescando ad esempio i giovani, i piccoli. Ora, se peschi i piccoli, l'anno dopo non ce ne sono più. E quei pochi che rimangono diventano ovviamente preda dei predatori del merluzzo, perché mica piace solamente a noi il merluzzo, piace anche agli altri pesci. E quindi il risultato finale è che in larghi spazi di mare era sparito. Quello che accade oggi è immensamente superiore, perché le tecnologie di pesca, il modo che abbiamo di dragare il mare, perché di fatto quello è con le reti a strascico, eccetera, produce degli effetti devastanti. Guardate, solo sul Mediterraneo, vi tralascio gli oceani, solo badando al nostro piccolo Mediterraneo, quello che viene rigettato in mare perché è inutile, cioè pescato attraverso queste enormi reti a strascico, e rigettato dunque come inutilizzabile, corrisponde a una forbice che va dal 12%, a seconda dei tipi di pesca e delle tecnologie usate della zona, dal 12% al 70%. E dentro c'è di tutto: pesci troppo giovani, per cui inutilizzabili da vendere nei mercati, delfini, squali, tutta roba che non c'entrava niente con questa paranza, però di fatto in realtà ci finisce dentro. E non è che quando la rigetti, come nei film di Walt Disney, ti saluta, ti ringrazia e si getta in mare, è già morta. Per cui il risultato finale, insomma, forse dovrebbe farci tenere in considerazione la complessità e anche la gravità, per la verità, di questo tipo di azione. Tra parentesi, questi sono i dati nostri, i dati per gli oceani sono ben peggio. Se andate a guardare i dati che riguardano i sistemi di pesca, ad esempio giapponesi, sono devastanti in questo senso. Piace a tutti il sushi, non è per quello, però insomma, ci devi perlomeno pensare. Ecco, beh, ho messo in... No, vabbè, faccio outing, non sono un fondamentalista, ecco, mettiamola così, ecco. E ci tenevo a sottolinearlo, per carità, perché con l'aria che tira in questo periodo. Beh, dunque, guardate, a conclusione, dunque, l'unica riflessione con cui mi sembrava ragionevole salutarvi non era tanto quella di uno storico, perché di fatto in realtà gli storici, guardate, sono al massimo bravi a dirvi perché il presente è un disastro sulla base delle informazioni che gli vengono dal passato, ma a dirvi come sarà il futuro, guardate, non rivolgetevi mai a loro perché non ci pigliano. Quindi, più modestamente, preferisco parlare con una voce altrui. E mi sembrava ragionevole, in realtà, la voce di chi per mestiere è più propenso normalmente a pensare il futuro remoto, e cioè uno scrittore di fantascienza. È un fatto importante, ancorché comunemente noto, che le apparenze molto spesso ingannano. Per esempio, sul pianeta Terra gli uomini hanno sempre ritenuto di essere più intelligenti dei delfini. Sostenevano infatti che mentre loro avevano inventato un sacco di cose, come la ruota, New York, le guerre, eccetera, i delfini non avevano fatto altro che sguazzare nell'acqua divertendosi. Esattamente per le stesse ragioni, i delfini pensavano invece di essere di gran lunga più intelligenti degli uomini. Strano ma vero. I delfini sapevano da tempo
dell'imminente distruzione della Terra e avevano tentato più volte di avvertire l'umanità dell'incombente pericolo, ma i loro messaggi erano stati fraintesi, interpretati come divertenti tentativi di colpire dei palloncini o di fischiare per avere bocconcini prelibati. Così alla fine i delfini rinunciarono e se ne andarono dalla Terra con i propri mezzi. L'ultimissimo messaggio lanciato dai delfini fu interpretato come un tentativo, estremamente raffinato, di fare un doppio salto mortale all'indietro dentro un cerchio fischiettando nel contempo Stars and Stripes Forever. In realtà il messaggio diceva addio, grazie di tutto il pesce. Grazie. Douglas Adams. Guida Galattica, però è questo punto. Grazie.